Buongiorno, buongiorno, ed eccoci prontissimi per una nuova puntata del Pungiglione. Buon inizio settimana a tutti. Oggi è lunedì 27 febbraio e vi presento il mio ospite di oggi, Francesco Cipolletti. Benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno anche a voi. Allora, con te parliamo del mercatino dell'usato. Certo. Tu sei a Teramo innanzitutto, no? Noi siamo punto a Teramo, vendita. Il nostro punto vendita è a Teramo, sì. Allora, parliamo subito di come funziona il mercatino dell'usato, come portare degli oggetti da voi. Vuoi sapere direttamente come portare gli oggetti? Subito, io voglio sapere, voglio liberarmi di... Questa è la loro cliente in realtà, io vorrei... Sì, io in realtà lo sto facendo per me. Volevo dare la casa. Perché ho delle cose che voglio dar via. Ok. Dimmi come funziona. Noi esponiamo tutto in condovendita, non acquistiamo nessun oggetto, nessuna merce, e lo esponiamo per voi gratuitamente. Quando sei gentile. Ti ringrazio. Ovviamente, riferito al fatto che quando viene venduto, ricaverete una percentuale in base all'articolo. Ah, perfetto, ogni articolo ovviamente è diverso. Certo. Esatto. Quante categorie ci sono? Cioè, non è che possiamo portare di tutto. Beh, io direi quasi tutto. Quasi tutto. Tutto ciò che è legale. Anche i nani da giardino. Anche i nani da giardino. Okay. Nel reparto sport e hobby. Perfetto. Ok, ti ringrazio. Tutto giardinaggio. Cosa vuoi portare? Un po' di abbigliamento? Sì, abbigliamento. Ok, noi ritiriamo l'abbigliamento, ovviamente per stagioni. Quindi in questo momento già iniziamo. Non ti posso portare primaverile. Ok, le ciabattine per il mare? Le ciabattine per il mare magari. No, scherzo. Verso l'estate. Verso l'estate, quindi a seconda delle stagioni. A seconda delle stagioni ritiriamo abbigliamento. Cioè, in base alla stagione che certo, stiamo andando a fare. Altrimenti rimarrebbe invenduto. E che me l'hai portato a fare? Che cosa me lo portano a fare? Giustamente, no? Quindi c'è anche una logica da seguire. Certo, ovviamente, c'è un metodo. E sono 20 anni che... Insomma, voi state per festeggiare 20 anni, no? Ci siamo la quasi. La settimana prossima, per fortuna, la settimana prossima facciamo 20 anni, il 7 marzo. Fate una festa? Spero di sì. Ok. Spero veramente di sì. Stiamo riflettendo su come promuoverlo e cosa fare. Facci sapere. Per farci divertire il più possibile. Facci sapere anche a noi. Ok. Allora, ti volevo chiedere quali sono gli oggetti che portano di più le persone. Oggetti che portano di più le persone. Da vendere, sì. Cosa si librano la gente, cosa ti porta soprattutto. Secondo me è più facile le cose piccole, gli oggettini piccoli, è molto più facile portarli, trasportarli, comunque andando in gombro dentro casa e quindi si ritolgono. Ok. Ovviamente con tutta questa situazione, terremoti, le cose, le case che si spostano, cose che poi vengono vuotate, gente che si ridimensiona, anche molti mobili. Anche i mobili quindi? Sì, noi trattiamo molti mobili. Ultimamente soprattutto abbiamo il boom perché... Ovviamente per necessità. Per necessità. Ti volevo chiedere, adesso sì, mi hai parlato del terremoto e quindi delle persone per necessità ti portano anche i mobili, ma c'è chi viene perché ha bisogno comunque di vendere per necessità, non solo per liberarsi di un oggetto, perché ha proprio bisogno di soldi, di contanti. Per fortuna sono veramente pochi. Ok, quindi lo fanno per togliere degli oggetti. Scusami. Avendo il sconto vendita e quindi non ti pago immediatamente l'oggetto, non è come il rigattiere, insomma. Ok, perché non hai sicuramente imminenza dell'impellenza di vendere. Comunque sai che ce l'hai a casa, che abbia un valore, che sia poco, che sia tanto, sai che non ci fai nulla, lo porti a vendere. Porto. Perché dove tu non ci fai nulla, qualcuno sicuramente troverà il tesoro. Certamente, quindi... Okay. Nasce da una parte e muore dall'altra. Ah, perfetto. Comunque una bella notizia, esatto. No? Che si fa, comunque, diciamo, tra virgolette, per togliersi un oggetto. Sicuramente un fenomeno sociale perché... evitiamo molto inquinamento. Ah, infatti tu mi dicevi prima del fatto ecologico, no? Ovviamente, puntiamo tutto su quello. Noi siamo in grado tramite degli studi di sapere esattamente quanto inquini di meno per ogni articolo che porti da noi. È stato certificato dall'occhio del riciclone, ci hanno fatto uno studio di 2 anni. Ok. E ogni cosa, ogni articolo da noi è stato catalogato, pesato, sappiamo quanto CO2 occuperebbe, certo. Se dovevi smaltirlo in discarica, quanto ci costerebbe riprodurne uno nuovo, perché se tu vieni da me e compri qualsiasi articolo, neanche questa sedia, mm-hmm. dove siamo seduti, sì. È fatta di plastica, la plastica inquina, certo. Smaltirla, rifarla nuova, il trasporto, quindi noi in realtà facciamo di tutto per far sì che l'ecologia sia al primo posto, perfetto. Il risparmio per l'ambiente. Sì, magari uno non ci pensa a questo aspetto, invece in realtà pensa, è molto sì, importante. È molto puntato sull'aspetto economico di primo impatto, però certo. Poi, stando a contatto con noi, i nostri clienti capiscono il bene che fanno a se stessi e alla natura. Perfetto, Mi sembra ottimo. Francesco, senti, noi ci fermiamo un attimino, poi torniamo ancora in diretta. Vai.
Ed eccoci di nuovo in diretta con il Pungiglione con Francesco Cipolletti. Stiamo parlando del mercatino dell'usato, nello specifico di quello di Teramo. Allora, Francesco, abbiamo parlato di cosa portare, come portarlo, e poi abbiamo parlato anche del vostro essere ecologico. Certo. Quindi tu anche nella vita di tutti i giorni rispetti l'ambiente, no Francesco? Sei una persona che ci crede pienamente. No, io ci credo pienamente. Al metodo e al risparmio ecologico ci credo sicuramente moltissimo. Ovviamente ognuno di noi ha i suoi pecche, no? Sì. Dimmi la tua, perché Pungiglione sarebbe stato troppo facile fare tutto comodo, vero? No, infatti me l'hai chiesto tu esplicitamente, sì, no? Di entrare nei dettagli, di chiederti quello che volevo. Dell'ecologia. In questo momento parliamo di ecologia. No, vabbè, rispetto per l'ambiente sempre. Quello è il primo posto, ma sia come sia per il mercatino sia nella vita. Nella vita, no. Sì, infatti vabbè, adesso parlo nella il vita mondo con è di te. Tutti. Se noi pensiamo solo a noi stessi, lo inquiniamo e lo finiamo. Abbiamo scoperto altri 7 pianeti che possiamo andare, no? Cioè, distruggere. Per distruggere anche gli altri 7 sì. pianeti. L'uomo poi è il virus del pianeta. E già. Comunque, parlando. No, non sarebbe male andare a un altro pianeta. Esatto. Giusto un giro, Giusto per distruggere gli altri, certo. Parliamo del sei positivo, mi piace il tuo essere positivo. Fra 7 giorni festeggiamo questi 20 anni di apertura. Grazie a mio padre, che purtroppo oggi non c'è qui con noi, Luca. Molti lo conoscono perché... Certamente è lui il punto di riferimento, no? Sì, sì, è proprio il punto di forza. Di forza? Sicuramente. Però un po' lo sarai tu. Guarda, sicuramente non potrò mai essere personaggio tanto quanto lui. Ah, sì? Allora lo devi far venire anche lui qui da noi a trovarci. Sì, guarda, io volevo portare una foto. Per farmi emozionare. Ok, ti ringrazio. Sei gentilissimo. Comunque, no, è lui che ha avuto questa... brillante idea di captare come si stava evolvendo l'economia. Certo. 20 anni fa, se ci pensiamo, nel 97, post-crisi, del 92, tutto quello che sia, il momento non era dei più propizi. Dei migliori. Dei migliori, no, esattamente. Non si vendeva il nuovo, figuriamoci se si vendeva quello l'usato. E invece poi, per fortuna il tempo ci ha dato ragione, visto che comunque gli introiti ci sono stati e vanno sempre a crescere, sia per noi che per tutto il franchising. Certo, perché diciamo che comunque... Abbiamo un anno del 7-8%. Quindi vanno bene le cose anche adesso, perché comunque siamo tornati un po' a un periodo di crisi, no? Stiamo tornando in un periodo di crisi, ma molto diversa di quella che c'era certo. 20 anni fa, la crisi del superfluo, si può dire? Sì. Ok, perché ci attacchiamo a cose inutili e superflue, poi diciamo che non stiamo bene. Ok. Che okay, però realmente la crisi è altro. Detto ciò, 20 anni fa, per l'esattezza, il franchising è nato nel 95 e riscontra, nonostante la crisi, un incremento annuo del 7-8%. Ti parlo a livello nazionale certo. Normale, cioè, chi fa peggio, ma molti che fanno meglio, ok? E quindi è completamente contro tendenza a ciò che vediamo attorno a noi. Bene. È il momento giusto, bisogna cavalcare l'onda, bisogna spingere ancora di più. Perfetto, senti, tu comunque sei entrato in questa attività grazie a tuo padre. Certo. E come ti trovi? Nel senso, ti piace questo lavoro? Com'è lavorare con tuo padre? Mi interessa sapere i conflitti. Questa cosa spero non la stia sentendo. No, i conflitti familiari. Il Pungiglione, giustamente. No, lavorare con mio padre è emozionante, si può dire. Certo, come puoi dire quello che vuoi. È un soggetto e quindi mi piace viverla così. Se dovessi lavorarci solo professionalmente, penso sia abbastanza difficile, okay. Mi rendo conto. Però ci divertiamo molto. È un posto dove si sorride, è un posto dove comunque i clienti vengono non solo per comprare, acquistare, portare, ok, a farsi una passeggiata, a trovarci. C'è qualche cliente che più di altri ti fa impazzire, ti fa diventare matto? No, ho delle preferenze ovviamente come tutti, ma certo. Ci si prende in simpatia, ci sono clienti. Perché poi sono clienti fissi, no? Che vengono veramente tutte le settimane, anche certo. Più volte a settimana, con cui hai voglia di scambiarti anche una chiacchiera o un caffè insieme. Perfetto. Parlavamo io e te, tra di noi, anche della card, degli sconti, come funziona? Ovviamente, trascorsi 60 giorni dalla data di arrivo, perché noi ogni cosa che... facciamo arrivare, chi ci arriva, l'etichettiamo con la data. Perfetto. Trascorsi quei 60 giorni potresti avere uno sconto. Però per avere lo sconto devi fare la tessera, perché devi essere il nostro cliente. Ok, fai la tessera e poi potresti avere questo sconto. Puoi avere lo sconto.
Poi lo ce l'hai, ce no? L'hai, lo puoi, potresti. Poi la percentuale da decidere dipende. Comunque dipende dall'articolo che stai andando a acquistare, ovviamente. Parte da un 20%, che comunque non è male. Certo. Se costa 100 euro, già ne paghi 80, comunque conviene. Conviene sempre, conviene, no? Conviene sempre. E comunque a noi conviene perché l'importante è che lo vendiamo. Ah, certo. Se non me l'ha portato a fare, il cliente che l'ha portato, lo vuole vendere, ovviamente. Ovvio. Ok? Perfetto. Senti, noi ci fermiamo ancora un attimo per gli spot pubblicitari e poi torniamo in diretta insieme. Grazie. Ed eccoci ancora in diretta con il Pungiglione. Allora, ciao Francesco, siamo tornati in diretta. Allora, stavamo parlando del mercatino dell'usato, di come portare le cose, del vostro aspetto ecologico, ma so che ci sono anche grandi firme. Grandi firme riguardano l'usato? L'usato, ovviamente, certo. Ah. No, l'ecologico. No, per quanto riguarda l'abbigliamento, negli ultimi 3 anni il franchising stesso ha sviluppato una sottocategoria che è diventato anche punto vendita, un corner. Ok. Che puoi aprire anche solo quello volendo. Ah, perfetto. Potresti anche vendere solo grandi firme. Grandi firme. Esatto, chiamandolo usato firmato. Okay? Certo. Quindi lì, in questo corner che anche noi abbiamo, e quasi in tutti i mercati in Italia ormai si trova un piccolo angolino, con tutti gli articoli del abbigliamento firmati, che sembra assurdo trovare Chanel all'interno di un mercatino. E invece c'è. C'è, ne è pieno. In tutti i mercatini d'Italia che ho visitato c'è Chanel, può essere Gucci, Dolce & Gabbana, ci può essere un Fendi. Mm-hmm. E ovviamente parliamo di un Fendi vintage, magari di un Dolce & Gabbana di 20 anni fa, che qualcosa ora sta tornando. Sì, okay. Sta tornando, vero. Oltre Chanel, che ovviamente non passa mai di moda e quindi quello lo acquisti sempre. Certo. Ok. E quindi ci sono anche le grandi firme. Poi ovviamente ci sono vari settori, come abbiamo detto all'inizio, e voi vi occupate ognuno di un settore anche per selezionare gli oggetti, perché immagino che durante il giorno ti arrivano tantissime cose, no? Durante il giorno arrivano veramente un'infinità di cose. Noi facciamo moltissima selezione, perché prendere tutto sarebbe impensabile. Impensabile, no? Arrivano anche delle cose che giustamente... Esatto. Che non verranno mai vendute, e noi sappiamo benissimo che non verranno mai vendute. E con molto garbo... professionalità cerchiamo di non prenderle e spiegare certo. Ovviamente se una cosa non viene venduta tu l'hai portata al mercatino per venderla, perché altrimenti l'avresti portata a buttare certo. Okay. Non deve essere offensivo il nostro comportamento, non vuole essere un'offesa per chi non gli viene preso qualcosa, ma giustamente deve essere comunque un'attività anche professionalità, no? Perché certo. Comunque è un lavoro che fate da 20 anni ormai, certo. Da 20 anni, cioè, abbiamo comunque dell'esperienza per dirti che certe cose non hanno di certo una vendibilità, certo. E comunque anche nei confronti di chi viene a comprare, che si trova delle cose inguardabili e impresentabili, in condizioni comunque poco idonee, ovviamente non è tutta questa, non hai tutta questa attrazione nel venire, no? Cioè non torni, perché, sei venuto una volta e non torni più. Perché tu mi dicevi che ci sono clienti che vengono tutti i giorni, davvero, che vengono spesso, quindi... Tutti i giorni, perché comunque ci sono rende nuovi arrivi quotidianamente, arriva okay. L'impensabile. Ti svegli la mattina e dici, ma che mi arriva oggi? Non lo so. Tutto è nuovo. Fantastico, esatto. Sì, questa cosa è interessante, no? Perché è tutto nuovo, ogni giorno certo, arriva qualcosa c'è più entusiasmo nel fare una cosa di cui non sai cosa andare a fare, ma non sai come cosa ti arriva. Certo. Oltre il fatto di chi te lo porta. E soprattutto, che questo è tutto un dire. Esatto. Immagino conoscere queste persone. No, è fantastico. Penso che quello che succede all'interno del mercatino ha... ci si possa fare rendere una trasmissione. Una trasmissione, davvero, sono sicura di questo. Sempre. Non ci appoggiano ancora. Ah, vabbè, ci possiamo pensare, noi qui ci pensiamo. In diretta, la Radio R9, facciamo le dirette al mercatino. Al mercatino. Sarebbe interessante. È veramente scenico. Immagino. Senti, abbiamo parlato del mercatino, che comunque è un mercato, scusa il gioco di parole, che sì. Va, no? Ci sono degli incrementi. Ma io mi chiedevo, è possibile comunque rivendere un oggetto anche da soli? Come mai ancora si rivolgono al mercatino? Credo per la professionalità che noi possiamo offrire. Per il servizio, che comunque ovviamente è tutta un'altra cosa rispetto a vendere da soli. Comunque, magari se hai un solo articolo, cerchi di vendertelo da solo. Certo. Ma se devi votare 2, 3, 400 pezzi, che fai? Carichi ogni cosa su internet e il numero. Ah, io non lo faccio solo perché per quando sono sbogliata. Poi, sì, poi ci rivediamo. No, però fammi di meno. Poi comunque... metti, ci vediamo, sì, ma chi sei, ti incontri? Ne faccio vedere. Certo, perché non sai neanche chi ti sta vendendo la cosa, chi, è vero, questa cosa è importante. Io comunque do una garanzia quando vendo una cosa. È un privato che garanzia ti dà. Cioè, le fregature purtroppo sono sempre dietro l'angolo. E quando si parla
di siti internet senza nominarli. No, no, certo. Ok, di scambi a mano di persona. Non puoi mai sapere quello che poi in realtà tu trovi davanti. Ok, quindi la titubanza sta lì. E quindi ovviamente si rinunciano da parte portandolo da noi. Sì. Però noi te lo vendiamo. E ce lo copiamo. Perfetto. Ok. Vai. Abbiamo capito. Senti, il nostro tempo sta per finire, quindi dimmi tu se vuoi aggiungere qualcosa ancora della tua attività. A parte che noi vi aspettiamo, te amo Villa Paolo. Dimmi dove stai. Dove sto? Preciso, mi devi dire, no? Dipende da dove vengono. Dai. No, metto il navigatore. Da Teramo a Villa Pavone. È molto facile trovarci, siamo molto grandi. Siete grandissimi nel Sì, siamo probabilmente i più grandi d'Italia. Senti, tu acquisti delle cose da te? Ti piace, fai shopping? Noi acquistiamo tantissimo. Cerchiamo di prezzarci le cose. Ah, capito. Non da soli, perché giustamente c'è un conflitto di interesse. Quindi il prezzo magari mi dice una cosa, dico quando lo metti questo, perché sennò è bruttissimo. Te lo fai da solo, certo. Non devo mettere la telisona. Ovviamente. Ma sai quante volte vedi delle cose bellissime sul bancone che tu volevi e desideravi e magari non l'hai visto? Perché ovviamente ti danno dai 500-700 pezzi al giorno, è quasi impensabile poter vedere tutto. Okay, quindi qualcosa ti sfugge e te lo ritrovi sul bancone dicendo: ah, ho arrivato questo, lo voglio comprare. No, guarda, l'ha comprato la cliente. No, no, cavolo, mi serviva. E va bene. E capita anche questo. Francesco, dai, io ti ringrazio davvero tanto, ti verremo a trovare, grazie mille. Torna a trovarci e facci sapere della festa. Speriamo bene. Per i vostri 20 anni, grazie. E noi torniamo tra pochissimo in diretta con il Pungiglione, a dopo.